La Roma ha risposto bene, la Roma ha risposto e insomma ragazzi ha vinto contro il Parma e questa vittoria serviva, è una vittoria importante quella della Roma che gli consente comunque di passare il turno e di andare ai quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus. Quindi ai quarti sarà Roma-Juventus e ragazzi sarà una bella sfida. E sinceramente ragazzi dispiace un po' per il Parma perché comunque nonostante il risultato ha fatto una partita diciamo che è stata una buona Roma. Ma non una buonissima Roma. Il primo tempo molto equilibrato, il secondo tempo, diciamo, forse un po' meno, ma comunque il Parma le sue occasioni le ha avute e la Roma comunque è stata cinica a trasformare i due gol. Uno lo segna sul rigore con Pellegrini e l'altro lo fa su azione all'apertura del secondo tempo, ma comunque Pellegrini ha fatto, nonostante i due gol, una bellissima partita, è da elogiare, perché è stato un grande giocatore in campo ed è stato lui il trascinatore della Roma stasera, Lorenzo Pellegrini, un ragazzo giovane. Un ragazzo che per tutto il rispetto della Roma è un ragazzo continuo di prestazioni, anche se ogni tanto si lascia un po' perdere dalla testa, però comunque è giovane, è un prospettivo importante per la Roma che può dare garanzie più in là in avanti, come le sta dando adesso. Ed è un giocatore che può esplodere. Comunque dicevo, il Parma non è stato cinico a sfruttare le occasioni. Nel calcio vince chi fa più gol, passa chi fa più gol e la Roma è stata cinica e nel calcio ha ragione sempre chi si porta comunque 3 punti a casa, in questo caso no perché era una sfida di Coppa Italia, ma comunque nel calcio ha ragione sempre chi vince e chi fa un gol o più dell'avversario. Adesso il quadro dei tabelloni dei quarti di finale sono usciti, oggi era l'ultimo ottavo di finale e il prossimo sarà proprio per la Roma, Roma-Juve, ci sarà Inter-Fiorentina, Roma-Juventus, Milan-Torino e Lazio-Napoli, se non ho detto male. Poi se sto sbagliando correggetemi nei commenti. Dunque, la Roma passa ai quarti di finale dove affronterà la Juventus. Iscrivetevi, mi raccomando ragazzi, in tanti, commentate, condividete, lasciate like. Lorenzo Pellegrini è il vero trascinatore della Roma. Da elogiare. Ciao ragazzi.